anche al cronometro 85, non ci sono problemi. Dunque, dopo le 12 penalità totalizzate nel primo giro, Marcos si sono invertiti un po' i ruoli, esattamente, netto per Slotak e 12 penalità nel secondo giro, il contrario per Marcus Berbaum, 12-0. E adesso arriviamo sulla Francia con Philippe Leoni, Francia che aveva concluso il primo giro con 0 penalità, dunque una Francia assolutamente perfetta fino a questo momento. Netto anche il percorso di Eric Navet questo secondo giro, dunque Philippe Leoni che monta Easy Boy. Con Easy Boy, il suo cavallo di punta, ha ottenuto un secondo posto a Linz in Coppa delle Nazioni, un altro secondo posto a Mechelen sempre in Coppa delle Nazioni, poi altri buoni risultati come il Parigi-Bercy, un'tappa di Coppa del Mondo, un quarto posto per lui e altri ottimi piazzamenti. Dunque seguiamo Philippe Leoni, anche per lui un brutto primo percorso con 12 penalità ai 75, non solo 3 errori agli ostacoli ma anche penalità per aver superato il tempo. Tempo massimo che ricordiamo è di 90 secondi. Dunque il primo ostacolo, un largo di 1,43 m per 1,50 m, secondo ostacolo un verticale di 1,50 m, poi affrontiamo la triplice 1,70 m per 1,80 m, è netto fino a questo momento anche se tocca, quindi il verticale di 1,60 m, la gabbia 1,53 m per 1,55 m largo sul fosso, poi il verticale di 1,54 m, quindi affronta il verticale, il muro di 1,60 m prima di avvicinarsi alla riviera, 4,05 m, è ancora netto il percorso di Philippe Leoni, il largo 1,55 m per 1,55 m carré, quindi girata mano destra, ostacolo numero 9, 1,55 m per 1,60 m, il verticale di 1,60 m. Devo dire che quest'anno comunque, mentre l'anno scorso la Francia sembrava essere un po' scomparsa un po' dai vertici delle classifiche mondiali, devo dire che hanno ritrovato qualche cavallo all'altezza veramente dei migliori. Sì, dei migliori, perché anche settimana scorsa hanno vinto due coppe. Hanno vinto già Lucerna settimana scorsa e poi dopo hanno vinto anche il Portogallo a Lisbona. E qui sicuramente sono tra i favoriti, avendo ottenuto un altro percorso netto, altre per zero pietà. Per cui sono stati bravi, hanno perso un anno di... proprio di, è stato un anno di transizione di per risultati. Loro. Sì, comunque sono di nuovo, hanno di nuovo salito Kina. Devo dire, Olanda. Il loro allevamento è sempre incredibile, come ogni anno riescono sempre a trovare dei nuovi cavalli da reinserire nel gruppo. E questa è la cosa che secondo me dovrebbe succedere un po' anche da noi. Italia. Sì, perché adesso al momento andare ad acquistare i soggetti pronti è una cosa difficile, perché chi li ha se li tiene, perché vorrà naturalmente fare certo risultato soprattutto in questo momento. Sì, allora sarebbe bello poter schierare un giorno quattro cavalli italiani in un campionato del mondo, in un'Olimpiade per esempio, questo sarebbe bello. Per l'Olanda, terzo cavaliere a scendere sul campo di gara, Jos Lansing monta Nissan Calvaro Z, un maschio di 11 anni, in sella proprio a Nissan, è arrivato secondo Jos Lansing nel campionato europeo, titolo a squadre. E poi un altro primo posto ottenuto nel 94 in una tappa di Coppa del Mondo. Sì, tra l'altro c'è da dire, anche penso sia simpatico da sapere, che questi cavalieri, man mano che facevano lo xio qua del Pavarotti, la sera, appena era finita l'ultima gara, prendevano l'aereo e andavano a Cannes, che c'erano le gare in notturna, dove tra l'altro lui ha fatto, penso, terzo in Gran Premio, secondo in Gran Premio. Cinque cavalieri, no? E la sera è arrivato settimo nel Gran Premio di Cannes e Berbaum quarto, e hanno preso, sì, da Rodrigo Pessoa e ha preso l'aereo e facevano praticamente due gare in contemporanea. Sì, hanno preso proprio un aereo privato, no? Sì, e facevano avanti e indietro, per cui riuscivano a fare un po'... L'uno e l'altro e guadagnavano di qui e di là. Questo è comunque professionismo, provo che sia.
forse portato anche all'eccesso, se vogliamo. Sì, vabbè, ma è buona organizzazione. Sì, sì, anche perché non toglievano niente né di qua né di là. No, e poi possibilità di montare due primi cavalli. Questa certo. È una grande cosa, positivo. Perché lui montava di là Nissan Cartago Z, sì. E qua montava Calvaro Z. Per cui... E intanto rivediamo le fasi più belle del percorso di Jos Lansing, un percorso netto per lui, e Olanda dunque che ha in questo secondo giro 8 penalità più un percorso netto, da scartare il peggior percorso. Per la Gran Bretagna James Fisher, Montarenville, castellano olandese di 10 anni, per Fisher un brutto primo giro, 9,75, 8 agli ostacoli, 1,75 per aver superato il tempo massimo. C'è da dire Jerry Smith di Giuseppe Rolli, bisogna parlare anche di questo giovane. Sì, infatti adesso per gradi ci arrivava anche lui. 78. Lui è una delle famose rivelazioni che si stanno confermando sempre di più, e man mano che adesso partecipa ad alcuni dei concorsi tipo il Pavarotti, Lucerna, la Bolla aveva già fatto delle buone prestazioni. Penso che comunque adesso, acquisendo un po' di esperienza, sta montando veramente bene, l'ha dimostrato oggi, ha montato veramente benissimo. È stato un po' sfortunato dopo la Riviera, che il calo gli si è spostato leggermente a destra e insomma purtroppo ha fatto errore lì. Intanto c'è errore per James Fisher. E che dici Jerry, entriamo un po' nella gara, nel vivo della competizione? Sì, sì. Beh. Si entra nel vivo, era meglio se ci entravamo noi nel vivo della direttamente sul campo. Va bene, comunque... Mi piace parlare bene di Giuseppe Rolli, perché è un ragazzo che se lo merita, è serio e sta lavorando tanto proprio per arrivare a questo appuntamento a Roma. Mi sembra che i risultati li stia anche ottenendo. No, sta ottenendo dei buoni risultati. L'ha appena sfiorato, ecco. Sì. Ha una serie di buoni cavalli che gli permettono di girare a questo livello, per cui veramente spero che possa far parte a questi campionati del mondo. A proposito di campionati del mondo, abbiamo qui un ospite gradito, Jerry, perdonami se lasciamo per un minuto il microfono. Grande piacere. Ad Andrea Riffeser, presidente del comitato organizzatore. Dato 12 penalità per James Fisher e non perdiamo di vista nemmeno la gara. Allora, Andrea Riffeser, stiamo parlando con Jerry Smith. Che oggi tra l'altro ha fatto un netto bellissimo, bisogna dirlo, nella gara di apertura è stato bellissimo. Andrea Riffeser, un buon cavaliere, un ottimo organizzatore e anche un buon calciatore, e diciamo questo perché ieri si è svolta una partita di calcio tra cavalieri italiani e cavalieri stranieri, l'Italia ha vinto 2-1 e questo è un buon inizio, speriamo che prosegua anche e soprattutto per i campionati del mondo, che io credo che sia una manifestazione irripetibile, prima di tutto non per quanto sarà l'organizzazione quanto per l'evento in se stesso e la città di Roma. Roma credo che non vedrà un prossimo appuntamento per altri 30-40 anni, quindi auguro a tutti proprio di venire a vedere, perché sarà sicuramente una gara entusiasmante, emozionante. Aveva l'Italia questa grande occasione e l'occasione è riuscita a sfruttarla proprio grazie ai mezzi della federazione vostri. Io credo che bisogna dare atto che gli italiani hanno coraggio, ed è giusto anche se eravamo molto in ritardo nell'organizzazione, di prendere questo rischio. E sono sicuro che noi ce la mettiamo tutta, la federazione, e speriamo anche il pubblico, quindi tutti gli ascoltatori li invitiamo a Roma. Sì, abbiamo parlato anche con il presidente proprio poco prima dell'inizio della gara della Coppa delle Nazioni, e l'impegno era veramente massimo, totale, anche un pizzico di timore per la non perfetta, no, realizzazione di questo evento, che invece sembra che stia andando per il meglio, per il verso giusto. Beh, noi ci occupiamo in tutti i dettagli, tutte le cose più importanti, che sono soprattutto il terreno per quanto riguarda il salto ostacoli, perché i cavalli più importanti di tutti è che possano saltare nelle migliori condizioni, una par condicio, quindi un terreno perfetto per tutti, e soprattutto un'accoglienza sia per gli stranieri e anche per gli italiani, che possono non soltanto di giorno ma anche di sera poter divertirsi. Credo che Roma tra l'altro offra una cornice fantastica, non solo per chi fa equitazione ma anche per chi vorrà, intanto c'è l'errore di Trevor Coyle, per chi vorrà solamente venire a vedere la manifestazione, quindi
non solo italiani ma anche stranieri. Beh, già come prima avvisaglia diciamo che abbiamo molte prenotazioni dall'estero, dall'Australia, dall'America, dall'Inghilterra. Questo fa ben sperare, anche perché la città di Roma sicuramente attira molto molto gli stranieri. Un dato tecnico, visto che lei è cavaliere e monta lo splendido Morriff 88 su questa Coppa delle Nazioni. Beh, devo dire che una Coppa delle Nazioni è abbastanza complessa, mi sembrava un percorso più semplice visto da terra, invece devo dire che è un percorso molto selettivo e inspiegabilmente la Francia è venuta fuori, cosa che nessuno pensava, ma con i cavalli è così. Sbaglio se dico che Paul Duffy fa vedere poco le difficoltà dei suoi percorsi? Ma ha iniziato i primi giorni, il primo giorno con un percorso sicuramente molto facile in altezza ma molto difficoltosa nelle girate, non si capiva bene esattamente le girate, erano messe degli ostacoli un po' a destra, un po' a sinistra. Ride, ma effettivamente nel Gran Premio sia la Coppa delle Nazioni sono stati due percorsi molto molto selettivi. Jerry Smith, ridevi perché? No, perché proprio ne parlavamo 5 minuti fa, che okay, quando mi avevano chiesto la mia opinione sul direttore di campo, e vedo che Andrea condivide pienamente, è stato un po' più diplomatico di me magari. E intanto per la Svizzera Stefan Lauber, ringraziamo intanto Andrea Riffese, facciamo un bocca al lupo per i suoi, per i campionati mondiali, e invece accogliamo Arnaldo Bologni. Grazie Arnaldo per la sportività e per la puntualità. Cavalieri italiani venuti proprio qui dopo questo ritiro.